monarchia, dopo l'annessione di Roma al Regno d'Italia, il Quirinale solo in quel momento diviene residenza della famiglia reale e naturalmente dopo il 1946 diviene la dal 1945. È il 14° governo bis ed è il secondo governo Ter, questi numeri, è il terzo governo presieduto da Silvio Berlusconi. Qui nel salone delle feste, questa è la sede. Ballandolfi di Alleanza Nazionale al posto di Gasparri, l'ingresso di il ritorno al governo. Che sono essenzialmente attenzione al reddito delle famiglie, attenzione alla competitività delle imprese, attenzione al sud e al mezzogiorno. Ecco, si sta completando, c'è soltanto ancora una settimana previsto il voto di fiducia. Continuiamo ancora con i numeri di questo governo che sta per insediarsi. Allora possiamo dire che, escluso il presidente del Consiglio Berlusconi, Forza Italia ha 7 ministri. Ecco, è entrato il capo dello Stato. È arrivato anche il ministro Tremaglia, completata la squadra e il presidente del Consiglio Berlusconi. Il segretario generale del Quirinale leggerà la formula di rito. 2005, giorno 23 del mese di aprile, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, presta giuramento l'onorevole dottor Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Ricordiamo che il governo Berlusconi, non quello che nasce oggi, ma quello terminato con l'apertura della crisi, è stato il governo più longevo della Repubblica, 1.409 giorni, superiore al governo Craxi, per dire. 1059 giorni e ancora più indietro il governo di Romano Prodi, 876 giorni. L'onorevole Presidenza della Commissione Finanziaria. Caldoro è uno dei ministri entranti di questo nuovo governo Berlusconi, è eletto alla Camera nel 92, è stato capogruppo della Commissione Lavoro, ha fatto parte della Commissione per le politiche comunitarie. Dal 92 al 94 è stato un componente della delegazione italiana al Consiglio d'Europa. Sì, è molto giovane, sono 60, più giovane. Adesso c'è la cosiddetta foto di gruppo, foto di famiglia del governo, il capo dello Stato si avvicina, saluta i ministri e il nuovo esecutivo. E vediamo se riusciremo alla fine della fotografia, se riusciremo a avvicinare qualcuno dei ministri, magari privilegiando quelli le novità, le nuove entrate. Anche in questo governo si riconferma la presenza di due donne, la Letizia Moratti e la Stefania Prestigiacomo. No, un'altra foto, perché sembra. Ecco, abbiamo visto Francesco Storace, ha salutato il Presidente della Repubblica e al centro con Stefano Caldoro è il nuovo ingresso, il nuovo sì. E il Presidente del Consiglio alle spalle del Capo dello Stato. Naturalmente